Non so bene come funzionasse il mondo prima di me, né qui sull'isola né altrove. Però Irena, la vecchia ostetrica in servizio alla casa di maternità, sostiene che nel suo lontano passato le cose erano molto più semplici, soprattutto più naturali, nel senso che la vita si riproduceva per conto suo, senza bisogno di troppi interventi esterni e senza scomodare i signori della scienza. Era naturale che le donne rimanessero incinte, di propria volontà oppure no. Era naturale che partorissero due o tre figli, a volte anche di più. E veniva naturale chiamare madre la donna che ti aveva partorito. Io invece sono nata nel tempo del grande vuoto, dentro una confusione esasperante di ruoli, compiti e appellativi. Perciò ho dovuto riordinarli e aggiustarli un po', per fare largo a me stessa. Con quale risultato? Ancora è presto per dirlo. E questo era l'incipit dell'Isola delle Madri di Maria Rosa Cotrufelli, che oggi è con noi per questa edizione speciale del Salotto della Resilienza Creativa che appunto abbiamo organizzato per il Festival delle Letterature Migranti. Benvenuta Maria Rosa, grazie di essere ospite nel nostro salotto. Ci fa molto Grazie a piacere. voi, grazie a voi. E Mi fa molto piacere a averti. te per la lettura, per la magnifica lettura. Sono contenta che ti sia piaciuta perché in realtà appunto appena l'ho letto adesso devo leggerlo ad alta voce, quindi mi faceva piacere condividerlo, ecco, anche perché appunto mi piace dare appunto voce ai libri, non solo agli autori, ma anche proprio gli autori hanno parlato attraverso il libro, quindi bisogna anche dare voce Certo. al libro. E quella è la voce del libro che conta. Esatto, ma infatti in realtà questo è un libro veramente a multistrato, cioè almeno questa è la mia opinione. L'Isola delle Madri è un libro veramente su cui si possono dire tantissime cose, su cui si possono fare tantissime osservazioni, proprio perché tratta tantissimi argomenti a noi molto vicini, attraverso comunque l'utilizzo della distopia, che è uno dei modi, secondo me, a me piace molto per toccare temi che devono essere trattati nel nostro presente. E, però, appunto, la prima domanda che mi è venuta spontanea leggendolo è che mi viene appunto da rivolgerti è la seguente: ma da dove è nata l'esigenza o l'urgenza o anche l'idea di scrivere questo libro? Beh, sai, sono millenni che l'umanità, tutti noi, fantastichiamo sulla maternità e sulla paternità, dai tempi appunto di Eschilo, di Sofocle, ci siamo sbizzarriti a definire cos'è la maternità, cos'è la paternità. Però ancora non abbiamo affrontato cosa significa, come è mutata, cosa significa essere madri o essere padri al tempo delle biotecnologie. E dato che le biotecnologie oramai sono ben piantate nella nostra epoca, nel nostro tempo, ho pensato che era ora di provarmi a raccontare questo mutamento, che è un mutamento. Io lo racconto come se avvenisse in un tempo futuro, no? In un imprecisato futuro. In realtà racconto quello che sta già accadendo. E quindi, come dire, anche per questo forse è un romanzo che sì, si può definire distopico, però che a un certo punto la distopia si capovolge e diventa in qualche modo utopico, cioè in questo mio racconto non ho potuto fare a meno di seminare delle pianticelle di speranza che alla fine germogliano. E quindi in questo germogliare di questi semi di speranza c'è un'utopia, no? E quindi la distopia che racconto si trasforma in qualcosa di diverso. È vero, io ho notato questo sentore di speranza, infatti,
In realtà, appunto, diciamo che non è un libro che ti lascia questa sensazione di distruttivo, ecco, c'è comunque una rielaborazione del tema in una veste positiva, propositiva, ecco, secondo me questo è interessante, forse anche utile in un periodo del genere, cioè almeno avendolo letto Sì. in un periodo del genere. Sì. Sì. Chiaramente, tra l'altro è uscito praticamente in piena pandemia, se non mi sbaglio, questo Sì, libro. 2 giorni prima che chiudesse tutto, dalle librerie, le trasmissioni di libri, tutto. Ha chiuso tutto. E quindi, per me è stato molto duro perché dopo aver lavorato ore e ore tutti i giorni per 4 anni a un qualche cosa di così complicato come scrivere un romanzo è complicato. Io dedico quasi tutta la mia giornata alla scrittura. Per 4 anni l'ho fatto, poi il libro finalmente nasce, a proposito di nascite, e chiude tutto. Cioè, questo bambino, questo libro bambino non trova culle, non trova vie da percorrere e quindi è stato molto duro. Poi, beh, quello che ci è capitato, come dire, è molto duro in generale e quindi me ne sono fatta una ragione. Certo, diciamo che in questo momento tutto ciò che è artistico, creativo, tutti questi bambini creativi hanno dovuto trovare altre strade. Infatti, lo capiamo perfettamente anche perché il nostro salotto della resilienza creativa ha dovuto trovare molte strade, per esempio nell'online. Cioè, comunque io Certo. lavoro come attrice, quindi teoricamente in teatro, quindi in presenza, improvvisamente tutto questo non c'è più, cioè comunque adesso in questo periodo in una misura assolutamente inferiore al solito, quindi lo capisco perfettamente. E tra l'altro anche questa cosa che tu dicevi del fatto che questo libro ti aveva appunto, ci hai lavorato per 4 anni, ma hai fatto anche tante ricerche, perché si vede che è un libro appunto veramente da questo punto di vista multistrato, perché non è soltanto l'argomento maternità, ma c'è appunto quello della biotecnologia, quello appunto del cambiamento climatico, cioè è un libro complesso, ma intendo nel senso più positivo del termine, cioè quando lo leggi hai la possibilità di vedere la realtà attraverso un filtro, però veramente in tutte le sue sfaccettature, forse anche io, questo però è un mio personale opinione, anche sei portata a riflettere su quello a cui ci sta portando tutto quello che ci circonda, ecco, Certo, perché io. No, vai, scusa, vai, vai. dice. No, ti No, io prego. dice, io è anche, come dire, un romanzo che potrebbe definirsi nei tanti modi in cui potrebbe definirsi, è un romanzo ambientalista, nel senso che racconta come il veleno che abbiamo riversato nell'ambiente, nella terra, nell'aria e nelle acque, ci porti alla distruzione, ma non solo alla distruzione dell'ambiente, ma proprio diventi genotossico, cioè influisce sopra la nostra capacità di riprodurci naturalmente e quindi lasciando grande spazio ovviamente alle biotecnologie che cercano anche di rimediare a queste impossibilità di riprodursi. E quindi sì, racconta che cosa l'umanità ha fatto alla terra, di cui noi siamo parte e dei cui mali, di cui noi siamo causa, però i mali della terra poi si riversano su di noi. Naturalmente racconto tutto questo con gli strumenti del romanzo, cioè attraverso storie, storie di vita, storie di persone.
quello che tu, l'incipit che tu hai letto è, diciamo, la voce narrante, perché è vero, è la storia di quattro donne e vari personaggi di contorno, compresi vari uomini in varie vesti e varie funzioni. Però è la voce di questa bambina, di questa ragazza, ragazzina, che è il filo conduttore, che racconta come vede il mondo, racconta come vede queste quattro donne, racconta come vede la sua famiglia. Sì, tra l'altro è anche questa voce narrante, questa ragazzina, è anche colei che ha detto una frase che mi ha molto colpito all'interno di tutto questo romanzo, che è: anche io ho bisogno di un romanzo familiare. E devo dire che questa frase, in un apparato, in una storia del genere, in un romanzo di questo tipo, è stato quasi un momento in cui ho detto: ah, vedi, cioè, perché effettivamente non facciamo, non, io non sto raccontando la trama nella precisione, semplicemente perché non mi voglio che i lettori possano leggere il tuo libro, quindi non, voglio solo incuriosirli, però effettivamente questa frase è stata interessante perché effettivamente racconta proprio una riflessione sulla maternità e anche sull'essere figlio che sta cambiando in qualche modo. Assolutamente. Quindi e tra l'altro lo rivedo anche nell'epigrafe che hai messo all'inizio, che sono quelle prese da Atwood e da Neruda, e devo dire che sembrano due modi di riflettere sulla maternità diversi, o comunque due facce della stessa medaglia, quindi è molto interessante questa riflessione, e questo domandarsi che cosa cambia adesso, nell'essere Per i figli, figli, nell'essere. per le Esatto. sì. E io penso appunto che anche questa è un bisogno primordiale, cioè ognuno di noi ha bisogno di sapere, c'è cioè, questo desiderio di sapere da dove vieni e perché. Che poi non significa che questo, non so, basta pensare a Edipo. La menzogna che era stata detta a Edipo è causa di mali infiniti, no? Perché sposa la madre, si acceca, uccide il padre. Insomma, dalla menzogna iniziale ci nascono tante disgrazie. E la disperazione di Edipo è proprio quella di non aver saputo per tempo, di non sapere la sua origine, l'origine. Tutti vorremmo sapere la nostra origine, non magari per cambiare le nostre vite, le nostre scelte o i nostri oggetti d'amore, no? O oggetti d'amore familiare. No, non per quello, ma proprio per avere la certezza del perché sei in vita, del perché sei capitato su questa terra. E questo penso che sia vero, era vero ieri, era l'altro ieri, oggi e penso pure domani. I bambini, comunque nascano, ovunque nascano, hanno questo desiderio, a un certo punto arrivano ad avere questo desiderio di capire il senso dell'essere. Sì, è bello, è vero. Sì, è una necessità umana, Sì. assolutamente. Riscontrabile in tutti i paesi, in tutti i modi e tutte le culture, secondo me, in qualche modo. Quindi Sì. sì, anche stavo pensando, sono stata l'anno scorso per delle cose, delle residenze in Brasile, e c'era questo ragazzo che faceva tutta una ricerca per scoprire quali erano le sue origini, perché era molto probabilmente afrodiscendente, ma non sapeva da dove veniva, perché la nonna era stata portata schiava in Brasile, quindi non aveva mai cioè non sapeva niente del suo passato, e quindi faceva Certo. questa ricerca. Vabbè, questo è Questi un po'. sono vuoti terribili. Insomma, appunto, tutti abbiamo bisogno di un romanzo familiare, perché per non avere un vuoto alle spalle.
poi le scelte di amore, di affetto, di solidarietà familiare sono un'altra cosa. Però questo Certo. bisogno di sapere, di risalire, insomma, la corrente dell'origine è in tutti, credo. Questo è molto chiaro nel tuo romanzo. E allora, intanto io potremmo continuare a parlare veramente tantissime ore, proprio perché in realtà mi sono molto appassionata alla lettura e avrei veramente tantissime altre domande da farti, ma so anche che sarai ospite del Festival delle Letterature Migranti, dove comunque ti faranno ulteriori domande, quindi io mi fermo in questo momento qui, perché volevo dare un po' un assaggio a chi ci ascolta di questo libro e appunto di portare più posti possibili la notizia di questo bambino che è l'Isola delle Madri. E adesso devo farti le domande di rito che stiamo facendo un po' a tutti tramite il salotto, che riguardano appunto, diciamo, il tema del Festival delle Letterature Migranti, cioè qual è la tua oasi? Le mie oasi, perché le mie oasi sono le storie degli altri e anche le storie che io ricordo e che racconto o mi racconto. E tu mi potresti chiedere perché? Perché quando ero, è una cosa che risale alla mia infanzia. Allora, avevo una mamma e una nonna paterna che amavano raccontare. E allora, nei momenti in cui si mettevano sedute attorno a un tavolo e cominciavano a raccontare, tutti i piccoli litigi, le ripicche, i dispetti che io facevo, si fermava tutto. E entravo appunto in un'oasi, in un posto di frescura, di ristoro, dove mi nutrivo di queste storie che loro condividevano con noi bambini e anche fra di loro, e anche fra di loro. Beh, sì, l'arte del raccontare era sia per i più piccoli sia per chi adulto ascoltava o ci si ascoltava a vicenda. Sì, è una bellissima immagine, adoro. Infatti, è una bellissima oasi quella delle storie. L'apprezzo e la È condivido un'oasi molto. di pace, è un'oasi di pace. È vero, è vero. È anche un'oasi, vabbè, questo però lo riporto a me di sogno, no? Perché puoi allontanarti dalla realtà, quindi puoi andare altrove tramite le storie. Mentre un'altra domanda, sempre riguardante il tema del festival, è: se dovessi attraversare il deserto, cosa porteresti con te? Allora, io un po' il deserto l'ho attraversato, Sara, e veramente mi sono portata dietro le cose che mi servivano, però le cose, la cosa per me necessaria a cui non potrei mai rinunciare è per l'appunto un quadernetto e una penna su cui scrivere le storie del deserto, comprese le oasi, l'arrivo alle oasi e quindi quaderno e penna, quaderno e penna. Queste sono la mia acqua, il mio cibo, il mio il tutto indispensabile. Bene, è interessante, sì, assolutamente. È lo strumento attraverso il quale poter affrontare la sabbia e il caldo del deserto, lo capisco perfettamente. Poi il Sì, deserto, ed appunto. è anche il modo con cui puoi contattare le storie che attraversano il deserto, che sono storie oggi terribili, perché i migranti, prima di attraversare il Mediterraneo, spesso attraversano il deserto. E quindi hai bisogno di qualcosa per rendere. Per fermare la realtà di queste storie, la realtà e farle poi vedere ad altri, trasmettere ad altri, raccontare queste storie.
Ecco, questo è, lo si può fare appunto attraverso anche la scrittura, il prendere nota di ciò che capita e ci capita. Interessante, sì, è vero, assolutamente. Quindi grazie per la tua risposta, grazie per, in generale per questa chiacchierata, per le tue risposte e sono sicura che chi ha ascoltato questa intervista sarà molto incuriosito sia da romanzo ma anche appunto da tutti gli altri romanzi che tu hai scritto. Quindi mi fa molto piacere averti ospitato nel Salotto della Resilienza Creativa. Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e spero Grazie a che voi e a presto te. anche in presenza, non si sa mai invece di questi schermi un po' distopici anche loro un po'. Sì, freddi, un po' freddi, ecco, più freddi Esatto. del corpo vivo, più freddi. Esatto, e quindi ti ringrazio, saluto tutti quelli che hanno ascoltato e a prestissimo e un bacione. Anche a te un bacio, un abbraccio Grazie. virtuale, ma c'è. Assolutamente.